l'arte si fa spazio a parco. Nel quadro delle iniziative volte alla riscoperta delle collezioni del Museo d'Arte, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone ospita una selezione di dipinti, sculture, ceramiche e porcellane che documentano la ricchezza delle raccolte d'arte moderna e contemporanea della città di Pordenone. Questo è il primo di una serie di allestimenti espositivi di carattere storico e tematico, attraverso i quali il museo si fa letteralmente spazio a parco. L'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattaruzza. Si è inaugurata sabato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato la mostra Fioriscono le collezioni. Questo è un primo tentativo, diciamo, di dare un carattere stagionale alla esposizione d'arte, coniugando quello che è una collezione esterna, cioè il rosetto storico esterno alla galleria, con quello che è stato la tematica di un'esposizione interna alla galleria avente ispirazione di carattere floreale. Tant'è vero che nella mostra vedremo tutti i dipinti o sculture che hanno in qualche modo a che fare con i fiori e che sono stati realizzati da grandi autori del nostro territorio come Mazzoni, Marsure, Vettori, Zuccheri, Variola, Ciussi, Pizzinato, Ceroli e altri. Quindi una mostra proprio per celebrare la primavera, ma soprattutto per valorizzare anche quello che è stato fatto nel giardino esterno dall'associazione Compagnia delle Rose, con cui questo tipo di evento è stato realizzato.